Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pagnotta farcita. Il tempo di preparazione della ricetta è di 6 ore e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono: per il lievitino della pagnotta, farina di tipo manitoba, lievito e acqua. Per l'impasto, farina di tipo manitoba, semola, acqua e sale. Per farcire, tonno sott'olio, acciughe sott'olio, capperi, olive nere snocciolate, scamorza tagliata a fettine, origano e prezzemolo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale 50 g di acqua, il lievito, ed azionare il bimby per 2 minuti. 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina ed azionare il bimby per un minuto a velocità 3. Lasciamo lievitare nel boccale per 45 minuti. Trascorso il tempo, aggiungere la farina di tipo manitoba, la semola, il sale e l'acqua. Ed azionare il bimby in modalità spiga per 5 minuti. L'impasto è pronto. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, adesso formare una pagnotta e trasferirlo su una teglia rivestita con carta da forno e spolverizzata con della semola. Lasciare lievitare per 1 ora e 30 minuti in forno spento. Spolverizzare con la semola tutta la superficie della pagnotta. E con un coltello fare delle incisioni. Lasciare lievitare per altri 40 minuti in forno spento. Cuocere in forno preriscaldato statico a 220 gradi per 35-40 minuti circa. La pagnotta è cotta, lasciamo intiepidire prima di farcire. Senza lavare il boccale, preparare la farcia. Mettere nel boccale il prezzemolo, le acciughe, l'origano, il tonno, e i capperi. Ed azionare il bimby per 10 secondi a velocità 5. Riunire sul fondo del boccale con la spatola.
aggiungere le olive, ed amalgamare per 10 secondi a velocità 3. Trasferire in una ciotola e mettere da parte. Tagliare la pagnotta lungo i solchi, senza arrivare in fondo. Con il cucchiaino mettere la farcia all'interno dei solchi. Inserire un pezzo di formaggio tra i vari cubi. Avvolgere la pagnotta in un foglio di alluminio. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20 minuti circa. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la pagnotta, abbiamo rimosso l'alluminio, adesso la cuoceremo per 5-10 minuti nella parte alta del forno per far sciogliere il formaggio. La pagnotta è pronta, servire. Pagnotta farcita. Grazie e alla prossima ricetta.